Buongiorno, dall'Orchidea di Brosolo. Allora, il corso Orchidee, coltivazione Orchidee in casa. Siamo arrivati alla terza puntata, malattie e parassiti. Ah, prima di tutto volevo dirvi di iscriversi, iscrivetevi al canale YouTube Orchidee di Brosolo, mettete un bel mi piace e pubblicizzatelo perché dobbiamo risalire un po' le classifiche. Allora, le orchidee sono tra le piante più robuste che esistono, difatti hanno colonizzato tutto il mondo, ci sono dappertutto, in ogni ambiente. Se si escludono i deserti, le zone di lievi perenni, sono dappertutto. Però sono tra le piante più robuste che esistono, ma anche loro si possono malare e possono morire. Possono avere mille malattie come noi. Diciamo che la maggior parte delle orchidee che muore in casa muore per troppa acqua. Però possono morire per mille altri motivi. Io ho una pianta di Vanthopsis lissochiloides, che è più o meno la mia età, perché quando l'ho presa tantissimi anni fa, una cinquantina d'anni fa, era già la pianta bella vecchiotta, e qualche anno fa stava morendo, l'abbiamo salvato all'ultimo momento, abbiamo fatto poi 6-8 pezzi, però è una pianta che avrà sicuramente più di 70 anni. Però anche i Garden di Londra ci sono orchidee che hanno più di 200 anni e continuano a fiorire, ma possono morire domani, perché tutte le cose vive c'è di sicuro che muoiono. Questa è una delle uniche cose, si dice che le tasse e la morte sono le uniche cose sicure nella vita. Allora, come dicevo, a parte la maggior parte che vengono ammazzate per troppa acqua, possono prendere tanti, tanti, tanti problemi, tanti parassiti, sia funghi che insetti e altre malattie, batteri, virus. Allora, diciamo che quelli più comuni sono funghi, insetti, batteri, virus, vittoriosi, virosi, decisamente molto rari. Allora, se c'è da premettere qualche un'altra cosa, che se una pianta è coltivata correttamente, con le giuste temperature, luce, umidità, ventilazione, bagnata correttamente, concimata correttamente, sarà robusta e resistente alle malattie. Mentre una pianta coltivata male, cioè trascurata, con luce insufficiente o troppa, con non le giuste condizioni, resterà una pianta debole che si ammalerà molto più facilmente. Per cui se coltivate le vostre piante nel modo migliore, possono comunque morire, ma saranno sicuramente più robuste e più resistenti alle malattie. Allora, quando una pianta ha qualche problema, prima di tutto bisogna individuare di che cosa si tratta. Cioè, bisogna capire se ha mal di testa, mal di pancia, i calli, mal di denti, no? È inutile dargli a uno che ha il mal di denti la medicina per la tossilite, ecco. Bisogna dargli qualcosa per il mal di denti, bisogna individuare il patogeno. Allora, ci sono tanti parassiti, adesso vediamo i principali. Ecco, una cosa importante è che se usate dei fitofarmaci bisogna stare molto attenti. Questa è una roba che può essere magari un po' noiosa, ma è molto molto importante anche per la vostra salute. Allora, a parte che oggi la maggior parte dei fitofarmaci sono stati proibiti, solo alcuni si possono acquistare col patentino, gli altri tantissimi sono stati tolti dal commercio. Perché tutti questi fitofarmaci, bene o male, hanno degli effetti collaterali e delle controindicazioni. Hanno una lunga persistenza e hanno una tossicità che può variare da tossicità bassa a tossicità che è molto alta. Adesso la maggior parte di quelle che sono in giro hanno bassissima tossicità. Comunque bisogna stare molto attenti perché hanno comunque una tossicità. Allora, questo è un piccolo decalogo per come usare i fitofarmaci. Se una pianta ha un problema, dovete individuare qual è il problema e dopodiché trattarla con una, diciamo, medicina, cioè un fitofarmaco che possa risolvere questo problema. Allora, dovete fare in modo che le piante. Allora, facciamo così, vi leggo il decalogo. Allora, se usate fitofarmaci, fungicidi e insetticidi, tenete presente che possono essere pericolosi per voi e per gli animali domestici, per cui leggete ed attenetevi minuziosamente le istruzioni riportate sulla confezione del fitofarmaco. Ogni prodotto ha il suo dosaggio ottimale e, contrariamente a quanto molti pensano, aumentare il dosaggio non aumenta l'efficacia, perché ogni fitofarmaco ha un dosaggio che arriva a una curva che è il massimo e poi oltre la quale discende la curva. Ecco, il dosaggio che è indicato sulla confezione è il dosaggio ottimale, quello in cui il maggior effetto. Oltre quel dosaggio lì, oltre che diminuire l'effetto, può creare grossi problemi alle piante e anche a voi. Per cui attenetevi scrupolosamente ai dosaggi, perdete qualche minuto a leggere le etichette, leggetele attentamente.
Proteggetevi con guanti in lattice, una mascherina, va bene quelle mascherine antipolvere, e potete prendere un impermeabile di carta, quegli impermeabili tipo Kiwei, che quando fa caldo non è che, se no certi che cominciate, cioè, si palassano quando si mettono certi indumenti. Conservate i prodotti, quello che utilizzate, quello che non utilizzate, lo conservate nella confezione originale, non mettetelo in bottiglie senza che conservatelo nella sua indicazione, nella sua confezione. Un'altra cosa, quasi tutti questi fitofarmaci si diluiscono in percentuali di grammi per litro oppure cc per litro, cioè centimetri cubi per litro. Bisogna essere abbastanza precisi in questa misurazione qua. Per i cc, il modo più pratico è usare una siringa. Se usate la siringa, costano pochissimo con le usa e getta, misurerete esattamente i cc. Invece i grammi potete usare quelle bilancine elettroniche che si usano in cucina. Alcuni fitofarmaci persistono sulle piante per molto tempo, anche più di un mese. Fate in modo che i bambini non lecchino, tocchino, giochino con le piante, assolutamente non mangino le piante. Allora, quando usate fitofarmaci, adulterate frutta, verdura ed altri cibi della zona trattata. Trattate solo le piante, evitate che parte del fitofarmaco vada a finire su mobili, tende, tappeti e altre cose. Una buona regola, se avete da trattare delle piante, prendete un foglio di celofan, lo stendete in una vasca da bagno, mettete dentro tutte le piante e fateli il trattamento. Tenete aperta la finestra quando fate il trattamento. Se è caldo, adesso fa molto freddo, magari, però tenete aperta la finestra, magari lasciatela aperta un giorno o due, in modo che ci sia circolazione d'aria. Allora, poi, tutti i trattamenti devono essere fatti al mattino presto o la sera, mai durante nel centro della giornata col sole. Dopo il trattamento, lavate bene gli strumenti che sono serviti per il trattamento, cioè lavateli bene con acqua corrente prima di riporli, non riponeteli così. Ok. Allora, abbiamo visto come vanno usati i fitofarmaci. Adesso vediamo i principali parassiti. Il principale è sicuramente la cocciniglia, che c'è di due tipi. La cocciniglia cotonosa, che sembra proprio dei botofolini di cotone. Se guardate bene, c'è un animaletto sempre bianco, che si confonde appunto con questo botofolino di cotone che si forma vicino a lui. C'è quello, oppure c'è la cocciniglia mezzo grano di pepe, che lo vedete, è proprio sullo stelo, sulle foglie, sui fiori, è come se fosse mezzo grano di pepe. Sono tutte e due terribili. Direi che il problema più serio, più frequente e più difficile da combattere è la cocciniglia. Allora, se uno ha poche piante, può fare una buona pulizia con un cotton fioc imbevuto nell'alcol. Con un cotton fioc imbevuto con un po' di pazienza, pulite bene tutto, proprio tutto, tutto, tutto. Dopodiché, dopo un po' di tempo tornerà e la ripulite e siete a posto, cioè non usate fitofarmaci. Se no, si può usare degli insetticidi adatti per la cocciniglia, che si sia scritto su per la cocciniglia, meglio se sistemici. I sistemici vuol dire che vengono assorbiti dalla pianta ed entrano in circolazione con la linfa. Praticamente, anche se non fate un trattamento perfetto, il prodotto si distribuisce comunque dappertutto sulla pianta perché va in circolazione con la linfa. Invece i traslaminari o citotropici sono quelli che hanno la capacità, non sono sistemici, di attraversare le foglie. Praticamente voi lo date sopra, ma il prodotto attraversa anche la foglia e passa anche sotto. Se usate insetticidi con la cocciniglia, ogni volta usate un insetticida con principio attivo diverso. Cioè oggi se usate un insetticida, ricordatevi cosa avete usato. La prossima volta dovete usare uno con un principio attivo diverso, non dovete usarlo uno con lo stesso principio attivo, perché sennò la terza volta è come dargli l'acqua. Si può usare anche assieme a questi insetticidi, l'olio bianco minerale. L'olio bianco minerale è un'azione meccanica, praticamente si diluisce molto bene nell'acqua, forma una patina che soffoca la cocciniglia, però dovete stare ben attenti che non sia troppo caldo, perché se fa troppo caldo, se fa molto caldo, rischiate di soffocare anche le orchidee. Dovete essere sicuri che oggi, magari anche domani, non faccia troppo caldo. Si può usare anche un insetticida casalingo, che è fatto
fatto con materiali che si comprano al supermercato, cioè il lastalimone, il sapone per piatti, penso che vada bene qualsiasi sapone per piatti, e l'olio di soia. Bisogna diluire in 1 litro d'acqua 10 cc di olio di soia e 5 cc di lastalimone o altro detersivo per piatti. Dato che è un po' laborioso diluirlo, consiglio di mettere i 10 cc di olio di soia e 5 cc di lastalimone in poca acqua. E poi sbattere, e sbattendo aggiungere l'altra acqua fino ad arrivare a 1 litro. E dopodiché dovete distribuirlo bene sopra, sotto, a tutte le parti e funziona. Magari ripetete il trattamento dopo circa 8-10 giorni e vedete che funziona. Oggi è molto usato questo trattamento qui con il detersivo dei piatti e l'olio di soia, soprattutto in frutticoltura. Oltretutto le piante verranno belle lucide. Si può usare anche un concime che è il sapone di potassio, il sapone molle di potassio, che oltretutto costa pochissimo. E oltretutto è un concime, contiene una grande quantità di azoto, di fosforo e di potassio ed ha la capacità di essere assorbito immediatamente e velocemente dalle foglie. Non bisogna abusare di questo prodotto, bisogna usarlo, non so, una volta al mese. Ecco. Però questo è. No, 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 un momento, quello devo usare una volta al mese è un altro, scusate, ho fatto un po' di confusione. Questo qui devo usarlo almeno 3 volte a distanza di 8-10 giorni uno dall'altro. E funziona benissimo perché fino al 2011 avevamo in serra, nella serra di là, che allora era la serra calda, adesso è chiusa, avevamo delle piccole rane americane, tropicali americane, delle rane arboree che si chiamano ilacinere, piccoline, verdi, così. E queste rane qua le aveva una collega sul lago di Garda che è morto tanti anni fa, e allora le ho messe anch'io. E mi ricordo che avevamo messo in autunno 20 rane, quella sera là di 500 metri quadri, e le rane si sono distribuite e andava benissimo, perché loro di giorno vanno in giro, cioè di giorno dormono sotto le foglie, si mimetizzano perfettamente, che non le vedi, cioè proprio si mimetizzano così bene che non ti accorgi che ci sono. Infatti mi hanno venduto diverse volte le piante, le orchidee con le rane senza saperlo. Una volta c'è stata una signora che mi ha telefonato incazzata che dice che ha regalato la pianta a sua figlia che poi stavo vedendo di notte un film dell'orrore perché queste rane qua vanno in giro di notte e ho cominciato a sentire rumori e era la rana che c'era sull'orchidea. Vabbè. Allora queste rane qua praticamente mi tenevano tutto sotto controllo, solo che poi d'estate non mi mangiava la cociniglia. L'inverno è andata benissimo, d'estate con tanti insetti, probabilmente preferivano altri insetti alla cociniglia e io mi sono trovato con le orchidee infestate alla cociniglia, non potevo dare niente, altrimenti ammazzavo le rane, mi spiaceva ammazzare le rane perché anzi. Allora il tecnico dell'Associazione Floristi Varesini mi ha trovato la soluzione che è sapone molle di potassio, che appunto bisogna dare almeno 3 trattamenti a distanza di 8-10 giorni uno dall'altro e questo qui sistema le rane. Cioè, sistema le cocciniglie e senza far danni alle rane. E se non fa danno alle rane, sicuramente non è tossico. Potete usarlo tranquillamente in casa che non ha tossicità. Perché le rane sono sensibilissime. Il minimo insetticida crepa immediatamente le rane. Mi hanno detto che le rane le usano appunto per monitorare l'inquinamento, che solo con l'inquinamento se ne vanno. Ecco, c'era un bel aneddoto, cioè questo qui delle rane, c'era anche quando quelli che mi hanno venduto le rane, mi ha spiegato che. Le rane tengono tutto sotto controllo, però non mangiano proprio tutti gli insetti, perché si crea un equilibrio. Questo mi diceva, perché le rane non sono mica sceme, se mangiano tutto dopo non c'è più niente da mangiare, e allora lasciano delle piccole popolazioni. Però, diceva, tu non avrai mai un'epidemia, perché loro tengono appunto tutto sotto controllo, però qualche insettino qua e là ce l'ha in giro, ma a me mi andava benissimo, non usavo più veleni, non usavo. Poi nel 2011 questo del riscaldamento ha cominciato a diventare, insomma, era tanti anni che io le rane in serra, ho detto abbassiamo un po' la temperatura, ho abbassato la temperatura, sono morte tutte. Però potete usare, quello che dicevo invece che non bisogna abusarne, bisogna dare il massimo una volta al mese, è un altro prodotto che si chiama fosfito di potassio. Che questo qui ha la capacità, questo ha la capacità, non il sapone molle di potassio, di penetrare nelle foglie immediatamente, è molto assorbibile. E questo qui stimola nelle piante le difese immunitarie. Cioè dare il fosfito di potassio vuol dire fare un trattamento preventivo.
no? Che previene tanti, tanti, soprattutto funghi, previene tante malattie fungine, perché appunto stimolano nella pianta le difese contro i funghi. Costa anche questo pochissimo e lo trovate normalmente, si chiama appunto pospito di potassio. Un'altra cosa che può stimolare le difese sono questi microrganismi. Adesso sono molto diffusi, ne trovate in giro di tanti tipi. Sono dei micro, questo è il rizzoai, uno dei rizzoai dell'azio del G-Crop. Uno puzza terribilmente, ma puzza per un'oretta, poi va via. Perché la corteccia, generalmente anche tutti i terricci che si vendono dove si coltivano le piante ornamentali, sono sterilizzate, ormai non c'è più niente. Se voi prendete la terra e andate in campagna in una zona non coltivata intensivamente, tirate su una zolla di terra, dentro lì c'è un mondo, un sacco di microrganismi, ce n'è un casino, miliardi. In un vaso di corteccia sterilizzato di quella terra che vendono, non c'è niente, praticamente è morto. Però è importante avere questo equilibrio di questi microrganismi, perché questi microrganismi, soprattutto qui sono selezionati dei microrganismi che sono presenti in natura e sono antagonisti degli microrganismi nocivi, creano un equilibrio nella pianta che sono antagonisti di quelli nocivi, ma oltretutto se arriva un nuovo parassita, no? Mentre se sul vaso dove non c'è niente, proprio è sterile, non trova nessuno a fargli concorrenza, crea proprio di epidemie, mentre invece se trova questo equilibrio di microrganismi si trova a competere con tanti altri microrganismi ed è molto limitato nei suoi danni. Beh, direi che la prossima volta facciamo un'altra puntata, però mi raccomando iscrivetevi al canale Orchidee di Morosolo e pubblicizzate il canale Orchidee di Morosolo. Grazie!